modello, cioè Moscato, Grenache. Sorbini della California, Sì, ragazzi di compriamo Padella. cassette così. Dove dalla California vengono, dentro quei cami grandi. La parola per dire che è moscatello. Allora vedrai, pian piano, calmi Dammi calmi, la volta dopo ti passeremo a fare abbasseremo a le palme. fare le palme. Dio. Mio fratello quando viene a casa, io ho tutti a casa mia queste copie, no? E allora mio fratello viene a casa, si mette a leggere sul desk lui e, ma deve conoscere i personaggi. Come sono fatti i vizi che hanno i personaggi dei locali, ecco perché dopo, se no non fa senso. Che vuol dire quello? E tu Esatto, invece prima ci dici che cos'è quello, certo. allora fa più Cioè, a me, per esempio, la poesia lì è rabbia, mi ciumega. piacerebbe rappresentarla a teatro. Ma ci vuole da fare? Ci vuole quella che sa fare. Mi piacerebbe trasformarla Quella sera era in vestito di testa. velluto. Perché? Quando veste così pericoloso. Perché adopera un linguaggio sconosciuto, qualche volta pure minaccioso. Ci avevamo vestito sempre di velluto, si vestiva. Vado. Vado, sì, poi sai, mi veniva un po' getta la mano così. Sai, tutti bene. C'è rimedia, rabbia. Lui era rotondo? Sì, sono nel castello, proprio sul. Sotto la torre ottagonale? Sì, proprio sulla torre, attaccata alla torre, la casa è attaccata alla torre. E E questa lui qui? non parla, eh? Oh, zitti, calmi calmi, questa bottiglia la faremo calare un po' Cavalier, l'arme e gli amori, le cortesie e l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mare in Francia nacquer tanto, seguendo l'ira e i giovenil furori, da Gramante l'orecchi si die vanto, dimenticar la morte di Troiano, sopra recarlo imperator romano. Sarà una serata, diciamo, che ricorderà l'ottava rima, intesa come la storia, diciamo, della pre-immigrazione, come la storia di quello che c'era prima dell'immigrazione, della comunità di Monte Lagoscuro, della comunità marchigiana. Sono le ricerche che sono state portate avanti da Guido, in particolare Giampaolo Borghi, che questa sera sono con noi e ci daranno, diciamo, la possibilità di poter capire quelle che sono una parte delle storie che sono state, diciamo, raccontate nel momento in cui la miniera stava per esaurirsi e tutto ciò che è stato il ricordo dei poeti della zona del Doio e dello Strega per ricordare ridare vita, rendere vivi, diciamo, quelli che sono i ricordi e i contorni attraverso cui la vita della miniera si componeva, si viveva nel giorno per giorno e al tempo stesso in quello che è stato il grande cataclisma storico della fine, diciamo, dell'epoca della miniera e l'inizio di una nuova comunità. È in realtà un lavoro di cucitura bellissimo che è stato portato avanti negli anni dalla comunità e noi abbiamo, diciamo, solo avuto l'onore, diciamo, di poter riconoscere e attraverso, diciamo, quelli che sono stati, che sono attualmente anche dei portatori della tradizione marchigiana oggi, hanno ripreso in mano e hanno riproposto. Quindi si tratta di un racconto che si compone di una strada molto fitta di tanti cultori e però nonostante questo ancora capace di parlare per certi passaggi, per certe acutezze per certi accenti che sono poi propri della poesia e del linguaggio poetico. Io direi, insomma, se Giampaolo vuole fare introdurre, Giampaolo e innanzitutto cercherò di essere il meno noioso possibile, ovvero di parlare il meno possibile. Il protagonista di questa sera è la cultura popolare. La cultura popolare marchigiana, ma possiamo tranquillamente estenderla a tutte le realtà dove esiste ed
per la verità purtroppo esiste sempre meno, un aspetto legato alle specificità del territorio, alla vitalità di quel territorio e ai modi espressivi di quel territorio. In quest'ambito, questo lavoro splendido, a mio avviso, di cucitura, di repertori, di poeti in ottava rima, attraverso queste satrie del Frescanti, come in area appunto marchigiana venivano definite, credo che rappresenti proprio una splendida esemplificazione di questa forma culturale. Forma culturale alla quale poi, non dobbiamo dimenticare, si sono ispirati tanti grandi poeti. Cioè, l'ottava rima non nasce attraverso Ariosto, il Sasso, il Boiardo e così via. Credetemi, è il contrario. Cioè, sono l'Ariosto, il Tasso e il Boiardo che imparano l'ottava rima, poi ovviamente l'eclettismo, le capacità eccetera porteranno avanti, ma grazie all'attività che si faceva nel mondo popolare. Non dimentichiamo che le loro composizioni, le loro grandi opere si cantavano una volta e non come ci hanno insegnato a scuola a recitarle. Queste cose si cantavano come questa sera noi avremo occasione di vedere, attraverso naturalmente dei validissimi artisti e attraverso soprattutto il repertorio di queste persone, attraverso il repertorio di Oreste Crescentini, attraverso il repertorio di Cesare Cerzoni e ancora, ma non ultimo, lo dico solo in ordine di citazione, di Blasi, di Francesco Blasi. Non vi aggiungo altro se non un buon divertimento e tutti assieme vediamo questa seconda fase dopo quella di Rotondo dell'anno scorso. Ancora un buon divertimento. Tu che sei poeta, ora ti provo. È nata prima la gallina o no? Ma lo dice a loro, eh? Cade dal cielo e come addio le piace. Dopo. E la gallina nacque. Chi è che ha detto questa qui? Questa qui l'hanno recitata all'Osteria Vella di Capernaum e me l'ha raccontata Checco di Filomena. Me l'ha raccontata Checco di Filomena? Adesso ti sei venuto no! A fare i capelli? Se tu me l'hai lavato il cappello teco. Ma quindi non vuole il servizio completo, capito? Perché va in giro dicendo che io taglio male, capito? Ma tu lo sai che il barbiere di Rotondo, come ti diceva, il barbiere di Rotondo, o ti risponde chiaro a Rotondo, alle tue focoserime che hanno odore di concini. Ti ringrazio per il pensiero che per quanto non si aveva col motore che vada a spasso, e tanto meno che io sia grasso. Perché ti rispondeva per le rime, il barbiere di Rotondo. Infatti questa era una lettera che gli era arrivata, eh? Com'era? Era arrivata e gli diceva: come infatti è dimostrato da quel plico a me inviato, che del resto dice chiaro che non fu solo ciociano, ma più d'uncio lavorato. Non escludo il sor Pilato, perché so che ridi, amico mio, ma qualche volta rido anch'io. È più bravo di te, Questo è il pezzo del banchetto di Rotondo. Trascorre del borgaccio e il tornone sul braccio, che facendo protestare il mio destino con un forte incontrato dopo un piano davanti al fondo di parato. Come questo il vicinato c'era molto abituato, commossa, stretta, salda, striscita come la falda, con la mossa tutti nota di un tachicca e una ruota, poi ti faccio un altro nodo per la falda del mio orologio. E a questa stia passaglia, contro me non ci sbaglia,
però se vuoi adesso noi altri continuiamo. Grazie. Parte dello spettacolo indica una situazione estremamente interessante dal punto di vista della cultura popolare, che è costituita ancora dalla tavarima e da forme legate alle lettere. Ci troviamo in fasi in cui il mondo della realtà di sapoterate, delle sue frazioni e della sua miniera si sta disgregando. In questa situazione comunque non si ripiega, c'è ancora questa grande forza di volontà da parte dei suoi abitatori, dei suoi poeti, di continuare ancora nonostante le distanze. Questa è la lettera dei Toccacieli che scrisse 10 anni dopo, okay? È una lettera in cui scrive Oreste Crescentini, gli dice quello che era successo veramente nel momento in cui finisce la linea. È un tavolino. Mentre che io scrivo ste dolenti rime, fu appello agli occhi mi facciano miera, rammento di ambedue la sprimartire, il lavoro e la battaglia di miniera. Credo ora menterai se non sei vile, quanto ho inviato mai la prima sera, credei di sfogare il tuo giusto rabbione e invece ci siamo chiusi in un gabbione. Sapevi bene la mia posizione, con moglie e figli vivevo contento, ma quell'invito tuo fu l'occasione, la cartolina del licenziamento. Quando io ricevo posta da lontano, specie se chi mi scrive è un vecchio amico, non lascio mai che il tempo scorra in vano, ma tosto ricambiar vado il suo plico. Per prima cosa ti stringo la mano, carissimo Francesco, e poi ti dico che gradito è il tuo pensiero, il verso ornato, anche se in qualche punto è esagerato. Annoiarti il poeta più non vuole, anzi l'ha fatta già fin troppo lunga, scrivendo questo fiume di parole che credo che il chilometro raggiunga. Perciò tralascia come far lui suole, sempre con la speranza che ti giunga. Un dollaro ti mando con piacere, per bere al suo ricordo un buon bicchiere. E tu cerca di farlo il tuo dovere, invitando pure i prossimi vicini, specie Olindo, Pignanelli, il Cavalieri, e Alberto e Alfio e i fratelli Grughini. Se a rinfrescare tu sei del parere d'andare all'osteria da Temperini, mi raccomando non dimenticare di dirgli il vin con l'acqua di mischiare. Thank you.
carnevale vanno in amore e ne combinano di tutte le sorte. Mi raccomando ad ogni genitore di tenere accanto la figlia e la consorte, specie nei tempi in cui vanno in calore e anche i cani che fanno la corte. Si sono dati, signor, le due cani al denaro, alla bamba e alle frattaglie. Questo sono un pagliar piccole paglie di quello che vi sto a raccontare. Meglio in brossaria chiome la squaglie, che tanto non si potrebbe errare. Di questo mio tessuto certe maglie cerco, ricerco e non so più trovare. Ma se a Cagli o a Frontone o alla fiera di ritrovarle trovo la maniera. Dai, dai, dai.
che il protagonista è l'Osteria di Moretti. È un'osteria che è diventata famosa nel territorio grazie anche a questi interventi poetici, per esempio di Oreste Crescentini. In questo caso Oreste è già emigrato a Toronto e scrive questo suo ricordo in ottava rima per ricordare gli amici, e inizia proprio così significativamente con questo verso: quando la sera da Moretti andate. Quando alla sera da Moretti andate, avere un pezzo rito in compagnia, non so se più di me vi ricordate e se lasciate a me la parte mia. Voglio sperare che non dimenticate a chi si muore dalla nostalgia, tanto vero che Emma con premura ogni tanto vi riempie la misura. Ahi, quante volte mi sento l'arsura di riabbracciarvi e stringervi la mano, come quasi una madre alla creatura che tanto tempo sia stata lontano. Lungi mi trovo dalle patrie mura, forse rivederle spero in vano. Ciononostante io vengo sovente tra mezzo a tutti voi con la mia mente, per darvi prova che io sono presente, spesso con lo spirito del pensiero. Vi voglio ricordare solamente il fatto in qual vedrete voi se vero. C'era una sera d'amore esigente, ora il tempo era nuvoloso e nero. Io dopo mari e ponti aver barcato, giunsi al fondo mezzo trafelato. Poscia che fra di voi mi fu dischiato, ai un parlar volevo ognuno dire, tante cose presenti del passato, ma la mia voce non li voglio uscire. Con tutto il fiato parte aver trovato, a voi che non daste segno di sentire. Questa per me fu grande delusione, e stavo per tornare a destinazione. Già ero presso la soglia del portone, quando ebbi inteso pronunciare il mio nome. Mi volsi richiamato nel bancone, mezzo appoggiato, e lui mi dice: come tu mi vedi? Per anche a st'occasione manco la voce, lui stava siccome si vuol vederlo, quando ha un po' bevuto, che non sta sul dritto e ben seduto. La sera era vestito di velluto, quando veste così è pericoloso, adopera un linguaggio sconosciuto e qualche volta è pure minaccioso. Da qualche mediazione era venuto, in qualche zona da terreno infangoso, perché le scarpe e i pantaloni in parte erano pitturati ad uso d'arte. Michele, che seduto da una parte, stava parlando a me come Pasquino. Baldo gli disse: Doge, via le carte, tanto che Moregge porta vino. Avanti Grillo, tu che sei uno smart e che altre sette ci giochi benino. Trovati un socio che io ce l'ho, compagno, e poi lo vedremo che già lì lo fa il bagno. Queste parole erano per sé baragno, e dall'estero tornata era da poco. Prima di parlare dice come un lagno, come se in gola si sentisse roco. Poi disse: ah, con me non fai guadagno, perché io non te conosco presta poco. E se giochiamo un fiasco te l'avverto che tu lo pagherai, sta per pur certo. È un po' che ti conosco e t'ho scoperto, anzi se parlo ti chiudo la bocca. Quando fai mediatore sei sempre incerto, e qualche volta ripiegarti tocca. Se qualche volta combini l'affare, l'amico peli, oppure freghi al compare. Pensate pure voi come mi pare, tanto qui da una parte c'è rimedia. Io sono venuto solo per giocare, mica per sentire la tua commedia.
stasera mi dovete ringraziare se sulla testa non vi do una sedia. Delinquente, te l'amo che nato non si può dire, mi trattacco e non sapete. Domandatelo pure a chi volete. Che Baldo sempre è stato un uomo onesto. Se c'è i soldi, mettetevi a sede, che la questione la vedremo presto. Se no, vanno a chiamare mio figlio mensile. Oppure, da una parte, ci metto questo. E si dicendo mostrava il bastone che aveva appoggiato vicino al bancone. Thank you.
prima di Oreste Crescentini, un vecchio amore d'infanzia, a Valeria. Innanzitutto, tu mi scuserai se la mia posta ti giunse mal gradita. Sempre per il tuo amore l'inviai, credendo a condiscendere a tal partita. Per tutto questo, disperando avrai, chi per l'amore tuo daria la vita. Se te potevo avere quanto t'amavo, sarei stato per te come uno schiavo. Oreste. Cara Valeria, io profere, ma non careggia. Quando t'affacci da quel balcone, mille persone ti stanno a guardare. Chi manda un bacio in occhia di una risatina, chi parla d'amore, chi manda un bacio in occhia di una risatina, chi parla d'amore. Mezzo al tuo petto c'è sta un cancello, ma per aprirlo le chiavi no. Ma con la musica dentro di lì, col suo clarino sarà bello cor. Ma con la musica dentro di lì, col suo clarino sarà bello cor. Non voglio amanti e ne manco amato. La fa con giovane e con artista, non è un artista ne manco un signore. La fa con giovane e con artista, non è un artista ne manco un signore. Così l'intruso se ne scappò via,
intendo la risposta sconcertante, senza dare commiato a chi che sia, quando ha compreso chi ci aveva davanti. Parassitaria d'una borghesia, candate in cerca dell'uomo ignorante, senza punto guardare gli orizzonti, che sta passando il secolo dei tonti. Il livello è una galleria bassa, dall'andamento irregolare, scarsamente illuminato dalle lampade elettriche. Dalla galleria principale si staccano intervalli di 25 metri le traverse. Il lungo budello sotterraneo del tredicesimo collega la miniera di Cavernardi a quella di Percostone, occupata da un altro gruppo di minatori. I due gruppi sono separati da circa una settimana di traverse, circa 2 chilometri. Ogni giorno i due gruppi si incontrano, si scambiano le notizie, discutono di particolari organizzativi dell'occupazione della miniera. Siamo nella più profonda ed estesa miniera del Golfo d'Europa. Qui si viene a cercare la materia prima dell'acido solforico, prodotto base della chimica. Qui la Montecatini viene a cercare l'oro, che lo zolfo ricorda anche nel colore, sebbene con un tono più livido. I minatori ci vengono a cercare il loro pane, semplicemente, ed è stato per difendere il loro pane, per spingere 860 lettere di licenziamento che sono stati costretti ad occupare i pozzi. I minatori rimasti in superficie occupano la miniera dall'esterno, per evitare che la Montecatini carichi e porti alle raffinerie il materiale già estratto. Fuori dal recinto della miniera vigilano notte e giorno da 30 giorni gruppi di donne. Sono donne di minatori e anche semplici contadine che non hanno nessuno in miniera. Di giorno stanno alla sferza del sole, dividendosi a turno la poca ombra della valle. Di notte dormono per terra. Alla casa del popolo di Cavernardi sono state impiantate le cucine per il pasto di mezzogiorno dei minatori. La cena è portata dalle donne dei sepolti vivi. La polizia, che occupa in forza i cancelli esterni e le imboccature dei pozzi, ispeziona accuratamente i fagottelli, i pentoli schiacciati avvolti nei fazzolettoni azzurri. Fruga fra gli spaghetti freddi in cerca di sigarette, legge i biglietti che le famiglie mandano ai congiunti per cercarvi i messaggi segreti. Le donne fanno 10-12 chilometri dal paese alla miniera ed altrettanti al ritorno. Ci sono donne che ogni giorno, da 30 giorni, fanno a piedi 20-25 km di strada per far la guardia alla miniera, o portare la cena ad un minatore, o tentare di vederlo. Ah, Gianni Rodari. Sembra che io t'abbia ordito un tradimento, t'ho
togliendo il pane alle tue creature. Come se io fossi un uomo senza cuore, infame, fraudolente e traditore. Pensar questo di me è un grande errore, che sol commettere può chi non ragiona. Ma io smentire so senza timore chi cerca incriminar la mia persona. Nella battaglia mostrai il mio valore ed attestarlo può l'intera zona. E feci fino in fondo il mio dovere, sia da sindacalista che da consigliere. Se a un certo punto fra le nostre schiere a creare si venne una scissione e molti abbandonò le loro trincere passando dalla parte del padrone. Questo il motivo fu, devi sapere, che approfittò il padrone dell'occasione. Proprio a causa di questa canaglia perdemmo in parte la nostra battaglia. Se fummo licenziati a centinaia e come roba vecchia via gettati, ripeto, causa fu della marmaglia e non della commissione o i sindacati. Se io avessi avuto in mano una mitraglia, voltata avrei verso i rinnegati e avrei fatto di loro piazza pulita a prezzo e costo della propria vita. Ma guarda, toccaci com'è finita quella gentaglia e non farti illusioni, che se in altra zona venne trasferita è andata incontro alle tribolazioni. Perché una volta vinta la partita, se veri sono ritornati i padroni e gli dà una paga che fa quasi pena, se può far pranzo non ci può far cena. Peggio del can legato alla catena, sono trattati e sotto disciplina, e con l'ammoniaca il sangue si avvelena, e i fosfati che a Ferrara si raffina. Forse quando ci pugnalò alla schiena, fra sé pensava tal gente meschina, che come premio del suo tradimento avesse ottenuto un miglior trattamento. Io ti rivedo a mezzo di una foto, ma con
con desolazione osservo il moto che sei rimasta quasi abbandonata. Pieno delle pace, di frumento vuoto, vedo ogni campo per l'ambo e decade, e te noi siete chiuse le tue strade che ti fastidio, ti procura un moto, da che nessuno più in forca che rade, si sono enormemente sviluppati chi insieme ai cardi e all'ortica mischiati, non solo le strade, ma tutto, pure i campi invade. Vedove della vita in malandata, alberi vedo ancor per la campagna, e ognun par che pianga la compagna che in braccio chi morì negli anni andati. Hai di tristezza, in te mia terra stagna, e io sono vittima, non sono vittima d'un miraggio, tu stai tornando allo stato selvaggio perché nessun più tarda e paga. Com'è bella specie nel dì di maggio, piena di messe, dolezzanti fiori, che dolcezza infondevi nei cuori delle semplici genti del villaggio. Ma un triste giorno, i figli tuoi migliori furono costretti a darti le spalle, perché il tesoro, in fondo alla valle, estratto tutto aveva i minatori. E più non potendo vivere solo dalle poche risorse del suo trasporto, fece la fagotta e da padre e figliolo prese l'emigrazione di due locali. E non più potendo vivere chi sull'onda e chi per l'aria in volo, seguimmo ognuno di noi la propria sorte. Una è stata e tuttora dura e forte viver lontan da te, dal patrio suo. Chi per necessità nell'altrui parte già mai bussò per il pane ottenere, come salato sia non sapere e dopo mangiato quale siete a pane. Per quanto certo non mi fa piacere nel rivederti abbandonata in corda, coi spini ai piedi e con la treccia sciolta decadente in diverse miniere, in diverse bande. Lo stesso amo terra e l'ansia è molta di rivederti insieme al mio rotondo, perché voi foste quelli che io, venendo al mondo, incantato, guardai per la prima volta. E ricordo che fra di voi visti giocondo, rimasto intatto e con l'età che avanza, né dimenticare pote la lontananza. E anzi, la resa intensa e profonda. Ti prese le madonne quelle vere, ti disse: mannaggia
voluto dirlo,